Ieri abbiamo parlato di una bambina, Denise, che purtroppo non ce l'ha fatta con una biopsia, abbiamo avuto in collegamento i genitori. Oggi invece vogliamo raccontare una storia completamente diversa, al positivo, una bambina che invece è una neonata che ce l'ha fatta. Vediamo il filmato. Quando la piccola Giulia, a 11 mesi, è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la madre non sapeva che la sua bimba sarebbe stata miracolata da un intervento chirurgico unico al mondo. Lo sperava, come ogni madre, guardando gli occhi sofferenti di Giulia, che a causa di una grave forma di anomalia al cuore congenita subiva frequenti arresti cardiaci e sopravviveva con un solo polmone. Giulia è nata con una rara anomalia. Il suo cuoricino si ingrossava progressivamente, al punto che aveva occupato quasi l'intero torace e soppresso le funzioni respiratorie di un polmone. I medici dell'ospedale Meyer di Firenze hanno messo il suo piccolo cuore a riposo per una settimana, garantendo le funzioni vitali con una pompa centrifuga esterna che ha consentito al muscolo cardiaco di contrarsi regolarmente. È la prima volta che il cuore di una bimba così piccola si mette a riposo per così tanto tempo, lasciando alla straordinaria equipe che è intervenuta di rimettere in funzione il bronco principale polmonare compromesso. E noi abbiamo un collegamento con l'ospedale proprio nuovo Meyer di Firenze, con Ilaria, che è la mamma della piccola Giulia, con il dottor Mirabile, e dovremo avere anche la nostra inviata. Ecco. Ciao Mara, sì, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui, si respira un'aria di felicità perché raccontiamo una storia bella, a lieto fine. Siamo qui, appunto, come hai detto te, all'ospedale Meyer, l'ospedale pediatrico di Firenze, perché qui c'è stato questo intervento eccezionale, un intervento che è stato, possiamo dire, il primo in Italia in un ospedale pediatrico italiano, nel suo genere, appunto. Siamo qui con la mamma di Giulia. Grazie signora di essere con noi in collegamento. Ci racconta lei Giulia, la storia. Ma praticamente noi abbiamo portato Giulia all'ospedale Meyer perché aveva una grossa difficoltà a respirare. Quindi in realtà pensavamo ad una polmonite o ad un broncopolmonite. Di fatto gli è stato fatto una radiografia dalla quale è apparso il polmone di sinistra praticamente chiuso. Di conseguenza sono proseguiti gli ulteriori accertamenti e invece la diagnosi è stata ben diversa. Il dottor Chiappa appunto ha diagnosticato questa grave malformazione e si è attivato di conseguenza tutta l'equipe qui dell'ospedale che sono riusciti a salvare mia figlia. Adesso come sta Giulia, signora? Adesso sta abbastanza bene, chiaramente deve ancora recuperare, però insomma la vita è salva. Lei ha detto è nata per la seconda volta. Esatto, perché praticamente prima dell'intervento che hanno fatto i due professionisti che dopo vedrete... E conoscerete, praticamente Giulia andava continuamente in arresto cardiaco, per cui in realtà io e mio marito disperavamo veramente di salvarla, ma le speranze erano veramente poche, ecco. Carmen, possiamo sentire anche i medici? Non ci credevano. Sì, Mara, qui abbiamo con noi il dottor Lorenzo Mirabile, che è responsabile della endoscopia respiratoria, anestesia e rianimazione. Dottore, quando è arrivata la bambina era gravissima, e lei ha avuto un'intuizione, una grande intuizione. Sì, è arrivata in condizioni di arresto cardiaco e... Avendo capito quale fosse il problema, abbiamo anche capito che dovevamo fare qualcosa di drammatico e di immediato. Praticamente aveva
un cuore enorme che schiacciava il bronco principale di sinistra e quindi ad una ossigenazione miocardica già scarsa per la sua cardiopatia congenita se ne aggiungeva una perché c'era un polmone che non funzionava e quindi in condizioni non respirava, non aveva la possibilità di ossigenarsi, quindi in condizioni di arresto cardiaco abbiamo messo, massaggiando il cuore, abbiamo messo una gabbietta di metallo per aprire il bronco principale sinistra e questa è l'intuizione fortunata e felice. È felice, però è stato un intervento coordinato di una multidisciplinarità c'è stata, cioè ha partecipato anche il dottor Bruno Murzi che è responsabile della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Pasquinucci di Massa. Voi avete collaborato insieme per salvare la vita della piccola Giulia. Io e Lorenzo lavoriamo insieme da tanto tempo su problemi di trachea e questo qui è stato un caso in cui Lorenzo ha consentito a noi cardiochirurghi di andare ed effettuare poi l'intervento definitivo. In pratica la bambina aveva una coronaria che nasceva dalla polmonare invece che dalla aorta, esatto. L'abbiamo ritrasferita dalla coronaria, quindi abbiamo fermato il cuore, staccato la coronaria e l'abbiamo rimessa sulla aorta e poi per le gravi condizioni del cuore della bambina l'abbiamo lasciato un po' a riposo. L'avete bloccato pure anche questa per una settimana? Sì, c'era una macchina che le dava la vita? Sì, c'era una macchina che ha fatto la funzione del ventricolo sinistro per una settimana, mentre invece il ventricolo destro ha continuato a funzionare per conto suo. E dopo una settimana, quando i colleghi cardiologi, appunto il dottor Chiappa e i colleghi cardiologi qui del Meyer, hanno valutato che la situazione del ventricolo stava nettamente migliorando, abbiamo staccato la macchina e richiuso il torace. Mi preme dire che sono loro che però hanno consentito a noi di fare questo intervento, perché se Lorenzo e il suo gruppo non avessero posizionato questo stent, probabilmente la bambina sarebbe morta nella serata. Noi siamo venuti da lontano per fare questo intervento e comunque la cosa è andata, ma per merito loro. Qui c'è una grande umiltà. Grazie, che è sintomo Carmen, di grande Carmen, abbiamo finito il nostro tempo, siamo felici. Finalmente una bella notizia dopo quella bruttissima di ieri. Grazie ai medici che hanno salvato la vita alla piccola Giulia.